Ciao artisti e benvenuti sul Da Videogiochi Channel, arte a 360 gradi. Eccoci arrivati al primo vero appuntamento di realizzazione delle sagome del Tangram. La volta scorsa vi avevo mostrato come realizzare le varie figure geometriche e adesso ci mettiamo a lavorare sul serio. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. So già che qualcuno si starà chiedendo: passino i pezzi del Tangram, ma cosa ci fa un paio di scarpe sopra il frigorifero? Molto semplice, hanno attinenza con le sagome di oggi, tutte riguardanti le calzature. Questo video sarà unico, nel senso che le sagome da comporre sono 7. 7 è un numero primo, vale a dire un numero divisibile solo per una per se stesso. Quindi potevo scegliere tra fare 7 video con una sola sagoma dentro, oppure un unico video con dentro tutte le figure. Alla fine ho optato per questa seconda scelta. Dunque, non perdiamo altro tempo. Prima però vi lascio una sagoma nera senza soluzione. Provate a risolverla per conto vostro e poi, se proprio non ci riuscite, guardate il video. Numero 1. Una bella scarpa con tacco. Ecco qua. Numero 2. Questo forse è un mocassino. E voilà. Numero 3. Uno stivale, io li adoro. Siamo quasi a metà. Numero 4, un altro stivale, accidenti! Fatto. Numero 5, trovo strano che non ci siano sneakers. Il prossimo, numero 6, altra scarpa col tacco. Ne manca solo una. Numero 7, questa non so che cavolo di calzatura sia. Fine! Ok, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo. Sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Da Videogiochi Channel. Arte a 360 gradi. Ciao!